Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gassi Drums. Come avete potuto leggere dal titolo di questo video, oggi sono da Play Music Store a Roma e provo le batterie più piccole che ci sono qui in negozio. Come potete vedere, qui sono all'interno di un parco di batterie enorme che va da batterie acustiche a batterie elettroniche da questa parte. Dietro il video, diciamo, ci sono altre batterie acustiche elettroniche, ce ne sono tantissime. Ho deciso oggi di provare le più piccole di tutte, le più piccole che ho trovato in negozio. Quindi, se voi guardate più o meno qui, vedete una cassa molto piccola, qui un'altra cassa molto piccola. In realtà, ancora andando in là, perché il negozio continua, c'è ancora una batteria molto piccola. Quelle sono le tre più piccole che ho trovato qui in negozio, sono veramente piccole. Voglio vedere come si comportano, come suonano, quali differenze ci sono tra una batteria e l'altra. Quindi, per prima cosa voglio ringraziare Play Music Store di Roma per avermi permesso di venire qua, piazzare tutto e girare questi video. E seconda cosa, sono super felice di poter fare questa prova al volo. Vengo qua, ci sono tutte le batterie che voglio, piglio, provo, eccetera. È una cosa che faccio io qui facendo i video, potete fare tranquillamente anche voi se venite qui da Play Music Store. Quindi direi, mando la sigla, prendiamo la prima batteria che sarà una Pearl molto carina ma molto piccola. Comunque, sigla e partiamo subito. Prima batteria Pearl Midtown, cassa da 16 pollici, quindi cassettina, devo dire, bella piccolina. Come potete vedere c'è Lorenzo lì dietro che mi dà una mano come al solito, grazie mille Lorenzo, perché senza di lui farei un po' fatica a fare tutto da solo. Timpano da 13 pollici, tomino da 10 pollici, attaccato alla... ho il magnete del microfono stesso che si è attaccato, e rullantino da 13, sempre abbinato alla batteria. Monto tutto e poi la sentiamo. Ok, fusti montati, non monto ancora i piatti perché sono piatti un po' particolari che ho deciso di inserirgli oggi. Cominciamo a sentire i fusti come suonano da soli. Molto, molto, molto carino, molto carino, e può essere molto potente, devo dire, anche questa batteria, soprattutto i tom. La cassa ovviamente ha una dinamica più bassa, una cassa da 16, ma i tom possono essere veramente molto, molto potenti, belli, accordati in un secondo e mezzo. Ovviamente potrebbero anche essere accordati più alti, ma a me piace sempre un po' questa accordatura medio, medio bassa, quindi li lascerei così. Piatti, partiamo da quello un pochettino più normale, cioè un Charleston Xist della Istanbul, che normale tanto non è, ma tra tutti quelli che utilizzo oggi è il più normale di tutti. Uptown Ride di Zildjian, è un A di Zildjian, Uptown Ride, colore molto 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 particolare, e soprattutto è un ride che può fare anche da crash volendo. Infatti oggi non ho crash, ho solo questo ride che volendo si può utilizzare anche da crash. Veramente molto 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 carino. Uno splashino di Meinl bucato, che sinceramente non so dove infilare, ma lo infilerò qui. Mettiamo il ride un po' più in là e questo lo mettiamo un po' più in qua. E infine un FX Stack di Zildjian. Mi vedete? Sì, mi vedete? FX Stack di Zildjian, molto secco come suono. Vado a infilarlo qui. Quindi un set di piatti particolare, cioè non ci sono crash, Charleston Ride, uno splash e uno stack. Vediamo come si comporta. Yeah.
È bello, mi piace molto, perché ho proprio deciso di prendere piatti diversi della serie. Sono in negozio, posso fare un po' quello che voglio come prove e quindi facciamo un set di piatti che non avrei mai fatto. Bello, molto interessante, vengono cose veramente particolari. Midtown di Pearl sicuramente approvata, sicuramente, ma è solo la prima delle batterie piccole che provo qui da Play Music Store a Roma. Andiamo a provare la seconda, che forse è quella più particolare di tutte. Tama Club Jam, me l'avete chiesta tantissimo e finalmente qui da Play c'era, quindi ho detto assolutamente devo provarla se provo delle batterie piccole. Allora, su questa batteria devo dirvi un po' di cose, nel senso che la batteria che sto provando adesso ha cassa da 16x15, tom da 10, timpano, anzi in realtà timpanino, perché è un timpano molto colto da 12, quindi misure molto piccole. La cosa molto particolare di questa batteria è che ha la cassa divisa in due, quindi 16x15, ma poi può diventare, può essere divisa in due, quindi si stacca proprio, e può essere utilizzata come cassa un po' più un po' meno profonda o cassa molto poco profonda, perché appunto ci sono queste due casse messe insieme che possono essere utilizzate insieme. Si può utilizzare solo la parte più lunga o solo la parte più corta, oppure insieme, come volete. Quindi è come se fossero tre casse in una. Molto interessante questa cosa. In questo momento io sto usando la cassa completa, quindi le due casse messe una vicino all'altra. Questa batteria ha la possibilità di essere cassa tom timpano, cassa tom timpano come in questo caso, cassa tom timpano e rullante, perché ha anche il suo rullante, che in questo caso non è il suo rullante, questo è un Masterworks da 13 pollici, ma volendo anche il suo rullante, oppure c'è anche la versione con solamente cassa, rullante e basta. Quindi dopo tutta questa spiegazione vediamo come suona. Allora, sicuramente è più acuto, sono più acuti i suoni dei tom rispetto alla Pearl di prima. Ovviamente, come vi ho detto, il timpano è un timpanino, perché è da 12 ed è molto corto. Sicuramente molto interessante per vari motivi, oltre a quello della cassa, delle varie casse, delle varie possibilità di cassa che abbiamo, anche per quanto riguarda la trasportabilità, perché un tom da 10 più o meno normale più un timpano da 12 più corto ci permette di avere una batteria veramente piccola quando la portiamo in giro, e con la possibilità di aprire la cassa in modo molto facile noi possiamo prendere tom e timpano, inserirli dentro la cassa e portare tutto insieme. Quindi la grandezza della batteria, a parte il rullante, alla fine sta tutta dentro la cassa, quindi super trasportabile. Molto interessante, devo dire, molto interessante anche questo rullante, che è piccolino perché è un 13x4, però appunto nelle frequenze acute si comporta molto bene. Poi in realtà secondo me si potrebbe tirare ancora un po' più su, qui non siamo ancora troppo acuti, ma ci sta. Il set di piatti mi sta convincendo sempre di più, penso che proverò a fare qualche esperimento, magari anche sul canale, scrivetemi qui sotto se vi potrebbe interessare. Set di piatti creati dal nulla, strani, come ad esempio qui senza nessun crash, cose un po' particolari. Quindi anche Tama Club Jam promossa. Adesso andiamo a prendere l'ultima, che la vedete qui, è quella con la cassa minuscola, cassa ancora più piccola di queste due che abbiamo già provato. Andiamo a prenderla. E infine Sonor AQX Micro Kit, ragazzi, perché è veramente molto 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 piccolo. È il kit più piccolo che ho trovato
qua in negozio ed è uno dei kit più piccoli esistenti, perché abbiamo una cassa da 14 pollici, 14x13, che sinceramente ero un po' scettico, in realtà l'ho già portata sul canale, già la prima volta ricordo di essere stato un po' scettico con questa cassa. Il volume non è così mastodontico ovviamente, però ragazzi ve la faccio sentire. Magari non ha una delle basse frequenze super punto, ma comunque di attacco suona, mi piace. Per quanto riguarda tom e timpano abbiamo 8 pollici e 13 pollici. Rullante da 13 pollici anche lui. Allora, mi diverte molto suonare su questo kit, in generale su questi kit molto piccoli. Mi piace questo kit AQX, tra tutti devo dire che è quello meno versatile, diciamo, perché i suoni sono particolari. Le altre sono comunque batterie tra virgolette normali, questa è quella meno normale di tutte, proprio per una questione di grandezze, però è veramente molto divertente da suonare in dei localini, soprattutto secondo me spacca, perché la cassa non dà fastidio, i tom non danno fastidio, il rullante alla fine, se gestito bene, magari sordinandolo anche un po', comunque anche lui ha un volume non troppo elevato, e con questi piatti riuscite a non sparare con i volumi sui piatti, che poi tante volte sono proprio i piatti il problema nei locali. Quindi molto divertente, vi consiglio se potete di sperimentare. In generale non riesco a fare una classifica, perché queste tre batterie mi sono piaciute tutte quante, ognuna per le sue caratteristiche, questa per una questione di suono strano, più strano rispetto alle altre per una questione di grandezze, la Tama per una questione di trasportabilità, per una questione di poter modificare la cassa come vogliamo, la Pearl è la batteria forse, nonostante sia piccola, più standard anche come suoni eccetera eccetera. Quindi mi sono piaciute molto, mi raccomando fate queste prove con i piatti, perché secondo me vi potreste divertire, io mi diverto molto devo dire, quindi dovrò farle più spesso. Ovviamente per fare tutte queste prove la cosa migliore è venire qui da Play, dove avete tutto. Avete i rullanti da provare, avete i piatti da provare, strani, non strani, avete le batterie che volete, sia acustiche come vi ho detto, sia elettroniche, se fate un giro da questa parte del negozio. E quindi, che dire ragazzi, qui sotto nei commenti avete tutti i link ovviamente dei prodotti, qui sotto nei commenti scrivetemi dei commenti, i link dei prodotti non ce li avete nei commenti, i link dei prodotti li avete in descrizione. Nei commenti scrivetemi qual è la batteria piccola che vi è piaciuta di più, e scrivetemi anche quali sono i piatti strani che vi piacciono di più, che magari potrei poi portarli sul canale. Quindi grazie mille a voi per aver visto il video, grazie mille a Play per avermi ospitato in questo mondo fantastico in mezzo alle batterie, è un sogno poter venire qua a provare tutto e registrare anche dei video in mezzo a questo paradiso. E basta così, noi ci vediamo al prossimo video, ciao.